Sì, i navigli affollati, i parchi. Per un po' telecamere e macchine fotografiche hanno lavorato di teleobiettivo per far sembrare che ci fossero più persone. Abbiamo passato settimane a tormentarci. Cambieremo in meglio o in peggio dopo tutto questo? Ci hanno detto che saremmo rimasti gli stessi, forse solo più affamati di libertà, quando avrebbero aperto la gabbia. Tutto potevamo immaginare, tranne che saremmo diventati un popolo disciplinato. Resi ubbidienti, ammansiti dal confino? No, è che abbiamo paura. È un sentimento che conosco bene per averlo provato tante volte, per averlo controllato e qualche volta celato. Ogni volta che lo nascondevo mi sono ricordato di quello che mi insegnava mio padre con i cani. Loro odorano la tua paura. Certe volte non avevo bisogno di dissimularla perché era chiaro che apparteneva anche agli altri, quei silenzi in auto, quelle risate nervose. Qualche volta era quasi programmata, da quel punto della strada in poi avresti avuto paura. Questo aiutava a imparare a controllarla, a far sì che non diventasse panico. Ma la paura peggiore era quella che arrivava dopo, quando eri solo nel buio e pensavi a cosa sarebbe potuto succedere e pensavi agli imprevisti del giorno dopo, o temevi che qualcuno sfondasse la porta della tua stanza, o provavi a non sentire il rumore degli aerei in alto nel cielo scuro e cercavi di ricostruire quanti passi avresti dovuto fare per raggiungere le scale in un buio più buio di polvere e fumo. Sai che il mattino dopo dovrai infondere sicurezza ad amici che hanno paura come te, ma non troppa sicurezza, perché la baldanza è rischiosa e neanche troppa paura che ti inchioda al terreno. E dovrai garantirgli il silenzio e si va, ma si torna tutti insieme e allora quel buio serale domestico diventa l'unica tana in cui puoi lasciarti andare e farti prendere in silenzio dalla paura, farle posto accanto a te, fartela amica, come se potessi addomesticare quello che non sai e che non puoi immaginare. Quello che non ti aspetti. È successo così a tutti noi, nel buio delle nostre sere, dopo aver assicurato i bambini o i genitori, quando abbiamo sentito le sirene, quando ci hanno detto di qualcuno che non conoscevamo, quando ci hanno detto di qualcuno che conoscevamo, quando abbiamo pensato ai vecchi in questo nostro alveare di umanità dove il viale del tramonto ha un indirizzo civico e un'insegna residenza sanitaria assistita. Quando ci siamo chiesti come si vive con l'ossigeno in gola e come si muore annaspando. Lo abbiamo fatto senza familiarità con la morte, figli di un mondo immortale e superbo, giovanile per sempre, che ha cercato lentamente di abituarsi. Avevano patologie pregresse. Aumentano i morti, ci nascondono i morti. Non ce l'aspettavamo e pensavamo di scalpitare per uscire. E adesso, se non siamo obbligati a farlo, fatichiamo a farlo. Perché un futuro segnato dall'incertezza, il lavoro, le ondate di ritorno della pandemia, l'insicurezza degli esperti. È la paura, non il senso civico, che ci ha rattrappito. Non credo faccia male. Va bene perché l'istinto di conservazione primordiale che si affaccia all'ignoto. È la paura che ci fa stare in guardia, non le prediche degli esperti o le multe ingiuste. Poche cose importanti ed essenziali ci tengono per mano in questo mondo nuovo, la famiglia, gli amici, il posto di lavoro quando c'è la voglia di ripartire, di farcela. Altre cose del passato sono zavorre, la burocrazia, le lotte ideologiche, le dietrologie, la correttezza politica. Sì, c'è correttezza politica anche nel virus. Molti anni fa andai in Florida a raccontare il centro che studia e organizza la risposta agli uragani. E lì imparai che da autorità i nomi degli uragani sono una volta maschile e una volta femminile. Finita la pacchia sessista quando erano tutti al femminile, come le mogli di Andy Capp o di Pedrito il Dritto, Mattarelli in mano. Anche Covid-19. Costa per corona, B per virus, D per disease, malattia, 19 per l'anno in cui fu identificato. Non si può più dare un nome geografico a un virus. Nessuna fama di untore a nessuna città o paese. Sapete qual è il virus più inquietante quanto al nome? Quello che colpì l'Arizona nel 1993 era un ortoantotavirus, che per noi non vuol dire niente, ma porta complicazioni cardiopolmonari. Venne scoperto vicino al Canyon della Muerte, in una riserva degli indiani Navajo, chiamato Virus del Muerto Canyon. Gli indiani della riserva protestarono, sapeva di discriminazione, di biasimo.
Allora lo chiamarono Virus dei Four Corners, perché vicino all'unico punto in cui i quattro stati si toccano, Arizona, New Mexico, Utah e Colorado. Ci sono passato e avevo l'età in cui ti puoi mettere coi piedi in due stati e le mani in altri due, sul pavimento che celebra l'incrocio. Protestarono quel po' di attività turistiche che il monumento genera. I virologi, che abbiamo imparato non essere tipi facili, si spazientirono e per frustrazione lo chiamarono Virus sin nombre, il virus senza nome. Nell'ospedale dove sono stato c'è, come ovunque, un reparto Covid-19. Immaginatevi una freccia che dice di qui reparto senza nome. Dare un nome alle cose aiuta ad ammaestrarle, a tenerle a bada, a classificarle, a domarle come un'abitudine. Se ci guardiamo allo specchio e diciamo di aver paura, siamo solo persone che non vogliono morire così e non vogliono vedere morire i propri cari e possibilmente nessuno. Abbiamo fatto il primo passo, sia pure a tentoni.